Gelo a tale e quale, drammatico annuncio di Carlo Conti, non ce l'ha fatta. Aria insolita e gran silenzio per l'inizio di tale e quale. La prima puntata di tale e quale show si è aperta con un momento incredibilmente toccante e significativo. Pochissime ore prima, il mondo aveva appreso la triste notizia della scomparsa dell'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, all'età di ben 98 anni. Questo avvenimento ha gettato un'ombra di tristezza su tutto lo studio televisivo e, in particolare, su Carlo Conti, che ha voluto rendere omaggio al grande statista con un silenzio che ha toccato il cuore di tutti gli spettatori presenti. Prima di partire con la 13ª edizione, dobbiamo un attimo pensare al nostro presidente Napolitano. Il nostro applauso, il nostro ricordo da italiani va a una grande figura del nostro paese. La sala era pervasa da un silenzio insolito, rotto solo dal respiro sommesso di chiunque fosse presente in quel momento. L'atmosfera era carica di emozioni e rispetto per la vita e il contributo straordinario di Napolitano alla storia italiana. Poi, come un tributo finale, è scattato un lungo e caloroso applauso da parte del pubblico e di tutti coloro che erano riuniti in studio. Questo gesto ha reso omaggio alla grandezza di Giorgio Napolitano, ricordando i suoi anni di servizio al paese e il suo profondo impatto sulla politica italiana. È stato un momento di commozione e di riflessione sulla sua eredità duratura, che continuerà a influenzare il nostro paese per le generazioni a venire. La notizia della morte del presidente al TG delle 20. L'inizio della tanto attesa 13ª edizione di tale e quale show è stato un momento carico di emozione e profondo cordoglio. La serata si è aperta con un lungo e commosso omaggio all'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che si è spento all'età di 98 anni. Questa notizia aveva già fatto eco nel telegiornale nell'edizione delle 20, ma il programma televisivo ha voluto dedicare un momento speciale per rendere omaggio a una figura così importante della politica italiana. Nel cuore dello studio, il silenzio era tangibile, e i volti degli ospiti e del pubblico erano segnati dalla tristezza per la perdita di un uomo che aveva svolto un ruolo così significativo nella storia del nostro paese. Punto. Carlo Conti, con la sua consueta maestria, ha guidato questo momento di commozione, onorando la memoria di Napolitano con parole toccanti e riflessive. Il varietà deve andare avanti per la gioia dei telespettatori. The show must go on. Questo è il motto giusto per questa prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show. Proprio per questo Carlo Conti è immediatamente tornato nel ruolo di conduttore di Talent. Nella puntata odierna della Volta Buona proprio il conduttore è stato intervistato da un'inviata del programma e il conduttore ha parlato anche di Cristina Scuccia sostituita da Joe Squillo. La puntata dello show è poi cominciata con grande determinazione, introducendo la prima concorrente in gara, Maria Teresa Ruta, che si è esibita imitando Sylvie Vartan. Punto. La puntata è appena iniziata e di sicuro ne vedremo delle belle con i prossimi concorrenti in gara. Non mancheranno i siparietti iconici tra Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.